Un cordiale buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di A Tu Per Tu Con. Questa sera grande tema, ovvero la musica e le mille emozioni che questa grande musica ci lascia e ci lascia anche da lontano. Abbiamo con noi un grande ospite, ovvero Marco Conte, cantante, cantautore e polistrumentista di Varese. Ciao, buonasera a tutti, grazie per avermi ospitato qui. È un piacere, grazie anche delle belle parole di presentazione e grazie Alessandro soprattutto a te per l'invito. Ciao Marco, benvenuto e piacere di conoscerti. Chi è Marco Conte? Quando ti sei avvicinato al mondo della musica e della canzone e perché? Grazie per la domanda. Questa è sempre la prima domanda quando ci si conosce, ci si presenta. Chi è Marco Conte? Chi sei? Eppure per me, paradossalmente, è sempre la domanda più difficile. Sono un autore, un cantante, un artista, un musicista che ha sempre tante idee, spesso, tra virgolette, cambia idea, cioè ama cambiare stile, creare qualcosa di nuovo, creare nuovi progetti, nuove collaborazioni. Perciò mi viene sempre difficile dire chi sono, ma anche e soprattutto che cosa diventerò tra un giorno, un mese, un anno, perché mi piace molto progettare, inventare. Comunque, appunto, come già accennavo così tra le righe, sono un musicista, in particolare un compositore, un autore, una persona che crea canzoni. Sì, anche tu, come molti altri giovani artisti, hai iniziato il tuo approccio con la musica suonando in una band, nel tuo caso i The Flackers. Che ricordi hai di questo tuo inizio musicale, Marco? Esatto, per me i primi passi nel mondo della musica sono stati attraverso una band. Questo mi ha formato tanto, a parte che suonare una band punk rock è veramente una fortuna perché è una cosa molto, molto divertente. Soprattutto sono quei gruppi di musicisti in cui ci deve essere molta amicizia, molta voglia di fare, di divertirsi. E grazie ai The Fuckers ho girato tanto, ho fatto esperienza, ho perfezionato non soltanto il mio modo di cantare e di suonare, perché nel frattempo, appunto, stimolato da questa band, ho anche migliorato la mia tecnica e la mia scrittura, ma soprattutto ci siamo divertiti, cioè la vita di una band è soprattutto un'amicizia, una voglia di condividere le canzoni, stare sulla notte a scriverli, portare in giro la propria musica, divertirsi, stare del bel tempo insieme. Quindi ecco, il ricordo che mi hanno lasciato i The Fuckers è il fatto che la musica deve servire a stare bene,
far divertire, comunicare messaggi positivi. Questo mi ha lasciato la band e cerco sempre di ricordarmelo. Tra l'altro sono rimasto in amicizia anche con questa band con cui non suono più e con alcuni degli ex componenti anche abbiamo portato avanti altri progetti paralleli insieme, per esempio con l'ex chitarrista Simone Ostini abbiamo creato anche un duo. Quindi ecco, è una storia che poi è continuata, è andata avanti al di là della band. Sì, una domanda che magari sorge spontanea, che però non è, diciamo, una domanda retorica. Che cos'è per un giovane cantautore, oggi la musica, Marco? Bellissima questa domanda, molto pungente, mi coglie sul vivo. Tra l'altro stavo poco fa chiacchierando con una giovane cantante, stavamo parlando dei talent, no? Per esempio di amici, talent televisivi. Per cui a questa tua domanda mi viene da rispondere, una risposta forse un po' strana, però dico quello che penso, che la musica oggi sia una sfida. Per i ragazzi è una sfida, perché è una sfida per dire qualcosa di sé, crearsi la propria strada, sgomitare, farsi avanti tramite un'enorme concorrenza al mondo dei social, la musica tecnologica, la musica in cui chiunque può da casa sua registrarsi una canzone, scrivere un testo, caricare su Spotify, su YouTube la propria musica. Ecco, questa musica è diventata, non voglio dire una giungla, ma una grandissima arena in cui chi ha qualcosa da dire deve farlo, deve alzare la voce per farsi sentire. Perciò mi viene da dire, per i ragazzi, la musica oggi è una sfida perché è fatta di conoscenze, di clientelismi, di tra virgolette mafie, di tanti soldi da spe che si vorrebbero spesi da parte dei ragazzi, cosa che invece non deve essere. Secondo me è veramente una sfida, è un sogno, è più che mai un sogno che è bellissimo proseguire. E poi la musica è sempre un'amica, una compagna, è qualcuna che ti aiuta a crescere, ti spinge a dare il meglio di te stesso. Sì, certamente. Ad esempio, per me può essere anche un grande veicolo di emozioni la musica, ovviamente. Assolutamente. Sì, come ogni artista, hai anche tu qualche artista magari a cui ti ispiri, qualcuno che magari ha condizionato il tuo modo di fare musica. Sì, assolutamente ci sono degli artisti che seguo tanto, dei songwriters, nel senso di compositori, autori di canzoni. Io guardo soprattutto al mondo estero, anglosassone, statunitense. Perché lì c'è veramente tanta tecnica, tanta passione, tanto divertimento attraverso la musica. Ho in mente, per esempio, un artista come Ed Sheeran, che è appena uscito con nuove canzoni, andando al di là delle regole del mercato, degli stili che vanno oggi, fa la sua musica, a prescindere dal genere, a prescindere dalla semplicità di suonare canzoni nel 2021, semplicemente prendendo in mano la sua chitarra. È molto diretto, molto spontaneo, e come lui tanti altri band, tante altre band, tanti altri artisti internazionali, che io ammiro per il modo veramente semplice, diretto, cioè, si fanno problema di dire una parola scomoda, cantare una melodia troppo semplice, uscire dai generi che vanno di moda. Fanno la loro musica perché hanno bisogno di farla, come dicevi tu, esprimere le loro emozioni. Quindi uno come Ed Sheeran, piuttosto che uno come Shawn Mendes, ragazzi che in maniera molto semplice, con una chitarra acustica, creano canzoni belle, potenti, dirette. Quanto pensi sia importante avere una forte identità musicale e come commenteresti la tua, Marco? Secondo me è tutto avere la propria identità musicale per due motivi. Primo, perché sennò il panorama musicale ti lascia in un angolo, cioè se tu copi gli altri e ti limiti a riproporre quello che fanno gli altri, non sei veramente un artista, ma anche un interprete, cioè anche una persona che canta cover, anche una persona appassionata di karaoke, deve cercare di entrare nelle canzoni che canta, sia anche una cover, rifarle a modo suo, con la propria voce, col proprio modo di gesticolare, di fare espressioni, col proprio peso delle proprie emozioni da mettere nella canzone. Quindi, secondo me, avere un'identità è tutto, è fondamentale, e questa è una ricerca continua, perché è ovvio che io parto ispirandomi, imitando, copiando, tra virgolette, prendendo in prestito dagli artisti che ascolto, dai musicisti che ammiro, però poi devo cercare di essere me stesso, cioè di trovare le mie parole, le mie melodie che poi magari mi hanno trasmesso loro, ma che io rielaboro anche attraverso tutte le mie esperienze e faccio diventare una canzone mia. Quindi in questo senso è un po' difficile per me dire chi sono, perché come dicevo è ancora un percorso, però diciamo che il mio stile è un po' cantautorale, anzi quasi direi di un cantastorie. Magari non è una parola bellissima la parola cantastorie, però a me piace perché racconto persone che incontro, descrivo persone che incontro, persone che mi colpiscono. Storie di cui vengo a conoscenza, una storia sui giornali, una storia, una news che sento in radio. Mi definisco un cantastorie, in uno stile che tocca vari generi musicali, a volte un po' rap, a volte un po' indie, però al di là di questo il denominatore comune è quello di raccontare delle storie e parlare di persone vere che sono dietro le mie canzoni. Questo sicuramente. Scrivere testi, si dice che apparentemente è tanto semplice, invece dietro sappiamo che c'è un lavoro di,
Ricerca soprattutto interiore. Quali sono le tue aspirazioni e di che cosa parlano i tuoi testi, Marco? Anzitutto, grazie della domanda, ma anche complimenti, nel senso che non mi ero mai sentito fare questa domanda così, perché appunto di solito si pensa che magari scrivere testi sia o una cosa che è ispirazione, magia, un momento istantaneo, oppure che sia uno sforzo di tecnica, di fare la rima, rispettare la metrica, la sillabazione, le strofe. Però, come dici tu, la vera fatica e il vero lavoro è la ricerca interiore, perché secondo me un bel testo è un testo che esprime me al 200%, non solo al 100%. E se esprime me limpidamente, in modo diretto e trasparente, perché ho scavato dentro di me e riesco a dire quello che ci ho trovato, ecco, in quel modo posso raccontare qualcosa in cui può medesimare anche chi sente la mia canzone, se no il lavoro è ancora parziale. Quindi è un lavoro così. Infatti, paradossalmente, non so come dire, se devo scrivere una canzone, non mi metto magari qui nello studio al microfono, ma magari sono a fare una passeggiata, sono mentre sto riposando o sto guidando facendo un viaggio, c'è un bel panorama o ascolto musica, cioè momenti in cui io sono comunque a contatto con me stesso, no? In cui senza pensarci troppo, io dico cosa sento in questo momento, cosa ho bisogno di dire. E quindi a quel punto butto fuori la canzone, il testo, no? Ma è soltanto uno sforzo di sincerità, cioè io cosa provo? Lo dico così come lo provo. E può non piacere a qualcuno? Possono averlo detto in maniera più poetica, meno poetica, non importa, no? È una ricerca interiore, proprio come dicevi tu, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza almeno. Certamente. Cogliamo l'occasione per salutare Annalisa Paolin che ci scrive Grande Marco e Nicola Zannini che ci scrive Bravo Ale. Ogni tanto fanno piacere i complimenti, Marco. Fanno piacere, grazie Annalisa, grande anche tu, grande anche Nicola, grazie, grazie dei commenti. Abbiamo visto che hai partecipato a diversi concorsi canoro-musicali. Vuoi raccontarci qualche aneddoto? Quale concorso hai preferito e perché di questi? Assolutamente. Innanzitutto una piccola premessa, nel senso che i concorsi sono una cosa che a me piace molto. Anche se hanno tanti pro, ma hanno anche tanti contro, ovviamente, perché tanti concorsi magari hanno dei costi di iscrizione elevati, hanno delle dinamiche dietro per cui si sa già chi andrà a vincere, oppure si giudica non in base al talento canoro o musicale, ma si giudica in base ad altri tipi di interessi. Quindi è vero che c'è tutto questo di ombra dietro i concorsi, ma di per sé il concorso mi piace perché vuol dire mettere alla prova, vuol dire confrontarsi in maniera competitiva, sana con altri, vuol dire che c'è qualcuno che canta meglio, scrive meglio. Passione di te, però poi conoscere, darti, avere dei pareri e dei feedback della giuria. Quindi, piccola premessa: i concorsi mi piacciono molto. Mi è piaciuto molto, per esempio, nello scorso anno, un'occasione come il Fantastico Festival che si è tenuto nella zona di Genova su un panorama bellissimo che è quello del mare. E questo sembra una cosa a parte dal concorso, però diciamo che esibirsi in un bel posto è anche bello. I cantanti erano favolosi, così come l'organizzazione. È stato bello ricevere il premio per l'inedito da parte della radio organizzatrice dell'evento, ma ripeto, non tanto perché mi fa piacere aver vinto un certo premio, ma perché, come dicevo prima, se ho un riconoscimento per una mia canzone, vuol dire che sono riuscito a fare quello scavo, avere quella sincerità. L'occasione del Fantastico Festival è stata molto divertente, così come per esempio negli scorsi anni, degli eventi che si sono tenuti a Sanremo durante la settimana del festival, quindi che mi hanno permesso anche un po' di godere dell'atmosfera di Sanremo in quei giorni magici per la musica. Per esempio, mi viene in mente cantanti di Francesco Strano che mi ha portato in finale appunto a Sanremo ed è stata una bellissima cornice per questo contest, oppure anche il vinile d'argento. Ecco, tante situazioni che per me sono diventate anche amicizia con gli organizzatori piuttosto che con gli altri ragazzi che partecipavano, perché è bello viverli così, i concorsi, come una sfida per se stessi, ma come in realtà un momento di comunità, paradossalmente, non soltanto uno contro l'altro. Ecco. Abbiamo parlato un po' di te ed ora parliamo un po' anche della tua musica, giustamente. Intanto colgo l'occasione un attimo anche per salutare l'amico e collega Bobo Ferro. Ciao Alessandro e ciao a tutti i vostri ospiti. Grazie Bobo. Dunque Marco, parlaci ora del tuo singolo Stella d'Oriente. Che cosa ci racconti di questo brano? Sono molto affezionato a Stella d'Oriente, che già dal titolo parla del desiderio, dell'inseguire un sogno e di trovare sempre una speranza anche nella notte più buia. L'Oriente è da dove sorge il sole, l'Oriente biblicamente, o meglio evangelicamente, da dove può nascere una divinità, da dove può arrivare una speranza. Questa è una canzone che vuole dare un messaggio di speranza, è una canzone che è nata in tempi di lockdown. È nata con una collaborazione a distanza con un bravissimo autore che ha curato soprattutto il testo, che si chiama Daniele Felicciotti, che saluto, è un carissimo amico, e ha dato il primo spunto per questa canzone fornendone un testo molto bello.
È una canzone che appunto vuole dire di alzare gli occhi al cielo e sperare, anche se c'è il lockdown, anche se c'è la malattia, anche se ci sono difficoltà lavorative, precariato, anche se la musica non va come vorremmo, la nostra vita, le nostre relazioni non vanno come vorremmo, la mattina a Oriente sorgerà il sole e nel cielo, anche quando non la vediamo, ci sarà una stella da guardare. Quindi manteniamo la positività anche quando ci sentiamo soli. Questo è un po' il succo della canzone. Ok, allora io direi apposta, io direi di ascoltare dal vivo il tuo singolo Stella d'Oriente. Con piacere. A voi, Stella d'Oriente di Marco Conte, cantante, cantautore e polistrumentista di Varese. A voi, buon ascolto. A te, Marco. In mezzo a deviazioni del percorso, sono solo una parte insignificante, solamente un dettaglio trascorso. Gioie più evidenti nascoste, costruiamo castelli con la mente, arco e frecce e poi le mura, per ripararti dalla paura. Mentre la notte scende, guardo questa stella verso oriente, so che si realizzerà. Senza dire niente, se una stella cade, esprimo un desiderio. Non mi volto indietro perché tu sei già reale e non può farmi male. Vorrei solo che non mi faccia così male questo mondo che non sembra più un posto per me. Vorrei anche se la paura è più forte di me, essere quella stella che cerchi quando la luce non c'è. Quante cose ci perdiamo quando attraversiamo il cielo, però dopo non vogliamo, se non siamo coperti, poi non ripenso il futuro nelle stelle portato a portata di mano 13. Credere in te stesso non è complicato. Costruirò un paese a misura di te, con le porte bene aperte, il cielo che ti fa d'hotel, ti riparo dalla pioggia se la notte scende, accenderò un falò per riscaldarti adesso e sempre. E guardo questa stella verso oriente, so che si realizzerà. Ma senza dire niente, se una stella cade, esprimo un desiderio. Non mi volto indietro perché tu sei già reale e non può farmi male. E vorrei solo che non mi faccia così male questo mondo che non sembra più un posto per me. Vorrei anche se la paura è più forte di me, essere quella stella che cerchi quando la luce non c'è. Vorrei solo che non faccia così male. Vorrei solo che non faccia così male. Questa era Stella d'Oriente, un bellissimo singolo di Marco Conte, cantautore di Varese. Dunque, Grazie. Marco, bella canzone. Il messaggio magari che vuoi lasciare con questa canzone? Con questa canzone voglio cercare virtualmente io e anche ricordo l'altro autore che ha collaborato a questo pezzo che è Daniele Feliciotti. Vogliamo insieme virtualmente farci sentire vicini alle persone che si sentono sole, le persone che in questo periodo magari non possono andare a trovare i loro familiari, i loro cari, oppure quelle persone a cui manca qualcuno, qualcuno che sente qualcuno distante, che vorrebbe poterlo abbracciare, baciare, ma non può. Stella d'Oriente vuole cercare di far sentire la nostra vicinanza, il nostro pensiero a qualcuno che magari è lontano e avrebbe bisogno di una carezza, un abbraccio e non può averlo fisico. Però la musica può farci compagnia e può non farci sentire soli anche quando fisicamente lo siamo. E certamente. Nel frattempo, mentre tu canta, ti esibivi qui nel nostro programma, c'è scritto prima Rossella Luigi Pastori. Ciao da Giorgia Pastori, sei un grande, con i cuoricini. Ciao, li salutiamo e tanti cuori a voi. Grazie per seguirci. Tanti cuori a tutti e buona musica a tutti. Questo è il messaggio che vogliamo passare tutti quanti questa sera. E continuando a parlare dei tuoi brani, nel corso del tuo percorso artistico hai dato alla luce anche il singolo Frangia. Com'è nata questa canzone in te? Di che cosa parla e che significato ha per te questa canzone, Marco?
Per quanto mi riguarda, le canzoni nascono sempre abbastanza velocemente, almeno esteriormente. Quando prendo in mano la chitarra o mi metto il piano, la canzone nasce in una mezz'oretta, massimo 45 minuti. Però in realtà non significa che veramente questo è il tempo di nascita della canzone, perché c'è una lunga, chiamiamola così, gestazione, incubazione, nel senso che ci sono esperienze di vita che magari hanno bisogno di mesi per maturare, ho bisogno di mesi per metabolizzarle, per ragionarci sopra. Così è stato il caso di Frangia, che è una canzone che è nata una sera durante il primo lockdown, ma che in realtà parla di una storia di un anno fa, di un momento della mia vita in cui io ho capito che dovevo tagliare la frangia, per modo di dire, come quando si va dal parrucchiere e si dice voglio cambiare stile, ma era per dire voglio cambiare vita, tagliare i ponti con il passato, con certe cose che mi fanno male, in particolare con una relazione che era, chiamiamola, tossica, che non mi faceva crescere, ma mi bloccava, mi limitava. E a un certo punto con questa canzone ho voluto dire quello che ci fa male dobbiamo tagliarlo, il ramo secco va amputato, va comunque potato, perché bisogna andare avanti, bisogna trovare nuova linfa vitale. Frangia parla di rompere col passato, con quelle cose che ci fanno male. E allora io direi che c'è la nostra regia pronta di andare ad ascoltare proprio Frangia, singolo di Marco Conte. A voi buon ascolto. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia. Le tue botte spaccano le labbra. Vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua Baby, non sono frangia. mica come te. Se chiedo come stai, ci tengo a te. Sorridi pure dietro le ride. E sogno anche dietro le palpebre. Cosa fai che da un profilo fake scrivi che è colpa mia? Se guardando il tramonto sei triste, che bella bugia. Mi dicevi che sono importante per te. Nel tuo cuore c'è proprio uno spazio per me. Ma che io non ero fatto come tuo ex. Le ragazze belle sono tronte un Alex. Eravamo solo sigaretta per sex. Yeah. La ragazza con la frangia. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia. Le tue botte spaccano le labbra. Vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua frangia. Sembra che forse abbiamo corso troppo. Era meglio dirsi ti amo che a te ci tengo molto. Cuore di ferro per un inciso di ogni bugia. Mi rimane il segno di una follia. Poi respiro a stento. Voglio andare fuori, respirare fiori. Bere vini buoni, fumare canzoni. Voglio andare fuori, respirare fiori. Bere vini buoni. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia. Le tue botte spaccano le labbra. Vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua frangia. Hai i miei baci ancora sulla frangia. Le tue botte spaccano le labbra. Vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua frangia. Se eri troppo piccolo o grande per me. Se valevi troppo oppure se il fatto che valevo troppo poco per te. Eri come veleno complicato. Eri come un gabbiano mai ingabbiato. Nella riserva degli errori che non ho commesso. Mi chiuso in una cella all'alba troppo presto. Sarà che è stato troppo bello letto. Il meglio passa presto. Sarà che ero pazzo anche prima di te nella mia vita. Ma tanto della tua frangia non me ne frega più tanto. Non me ne frega più. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia. Le tue botte spaccano le labbra. Vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua frangia. Hai i miei baci ancora sulla frangia. Le tue botte spaccano le labbra. Vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua frangia. Questa era Frangia, un bellissimo singolo del nostro cantautore Marco Conte. Complimenti, bella anche questa, Marco. Grazie, mi fa molto piacere. Grazie per averla ascoltata, grazie per i complimenti. Un po' il messaggio che vuoi lasciare con questa Sì. Frangia. Yes.
Allora, Francia è un po' un invito tante volte a, detto proprio fuori dai denti, mandare a quel paese quel qualcosa o quel qualcuno che non merita di rimanere più nella nostra vita. Mandare a quel paese le nostre abitudini sbagliate, le persone sbagliate, tutto ciò che ci fa male e non è di nutrimento per la nostra persona, per la nostra vita, per la nostra anima. Frangia è, vuole dire volta pagina ogni tanto, cioè cambia, rompi le regole, rompi gli schemi, lascia indietro quello che non ti fa bene. Ok, beh, molto bello anche il brano Sara. Com'è nato il testo? Quale messaggio vuoi lasciare al pubblico che ti ascolta in questa tua canzone? Sì. Grazie per la domanda. Questa canzone è nata durante il primo lockdown, una sera, come dedica molto privata, intima, amichevole, a un'amica che si chiama appunto Sara, a cui avevo pensato di fare un piccolo pensiero. Le canzoni tante volte per me sono un modo di fare un piccolo regalo a qualcuno a cui tengo. In quel caso era Sara, un'amica che è una persona veramente altruista, generosa, speciale, una persona che alle volte si occupa tanto degli altri fino a dimenticarsi se stessa di quanto sia miracolosa, particolare, bella dentro e fuori. E quindi ho pensato di fare una canzone per dire sei una persona speciale, ma non soltanto Sara, la mia amica, a cui ho dedicato la canzone, ma tutte le persone che possono ascoltare questa canzone possono fermarsi per quei 2-3 minuti e dire ma anch'io dentro, fuori, sono unico, particolare, bello, ed è importante ricordartelo. Niente se questa cosa viene detta già in tante canzoni, magari più belle della mia. Volevo anch'io ripetere questo concetto, ribadirlo attraverso questa canzone, Sara. E allora io direi di ascoltartela pure. A voi, Sara, di Marco Conte. A voi, buon ascolto. Fiori non profumano e le stelle non brillano, i segni non parlano, i tramonti non colorano, i sogni non si avverano, gli amori non tradiscono e tu non sei un miracolo, cascata della mia libido, e ti lancerò la mia corda per essere sicuro che tu abbia voglia di vivere e ti manderò una mia foto per essere convinto di darti la forza di sorridere. Sara, anche se non mi scrivi, mi chiedo Sara che cosa ne pensi, se dopo rimaniamo solo amici, sai, non li mettiamo improvvisi, baby, Sara con le cicatrici, perché Sara troppo troppo pretty, tu sei Venere ma canzoncini, bella nei colori estivi. Sara, bella con le cicatrici, bella coi tuoi occhi fissi. Sara, e non parli con gli amici per fare tutti felici, e occhi tristi come cascate, bellezze inusitate che si muovono perfette sopra le tue labbra. Abbiamo complicato una faccenda semplice, era impossibile. Ho sciolto la promessa di esserci per sempre, farti felice. Illuminare il giorno e anche la notte, per te che sei fragile. Ti avrei donato il cuore e anche i polmoni, a te anima instabile. E ti lancerò la mia corda per essere sicuro che tu abbia voglia di vivere. E ti manderò una mia foto per essere convinto di darti la forza di sorridere. E Sara, anche se non mi scrivi, mi chiedo Sara che cosa ne pensi, se dopo rimaniamo solo amici, sai, ti mettiamo improvvisi, baby, Sara con le cicatrici, perché Sara troppo troppo pretty, tu sei Venere ma canzoncini, bella nei colori estivi. Sara, bella con le cicatrici, bella coi tuoi occhi tristi, e Sara, che non parli con gli amici per fare tutti felici, e Sara, bella con le cicatrici, bella coi tuoi occhi tristi, e Sara, che non parli con gli amici per fare tutti felici, Sara. Questa era Sara di Marco Conte. Beh, che cosa ci puoi dire di questo pezzo, Marco? Questa è una canzone per ricordarsi della bellezza, che non è qualcosa di
standard di scontato, di sempre uguale, non è qualcosa che dipende dai canoni della moda, ma la bellezza è essere se stessi, in una frase. E Sara è stata scritta per una persona in particolare, per un'amica, volevo che lei si ricordasse, ma può ricordarlo ognuno di noi. La bellezza non è qui, non è nella moda, non è sulle copertine, la bellezza è essere se stessi, e dare il meglio di se stessi, sfruttare le proprie qualità, i propri talenti per dare qualcosa al mondo e agli altri. Sì, molto bello anche Even. Che cosa ci racconti di questo brano, Marco? Questo brano è una bella storia, una storia di amicizia, di collaborazione, perché un ragazzo, un producer molto promettente, un DJ e produttore di musica elettronica, mi ha contattato per un giro strano di conoscenze e mi ha proposto una collaborazione. Aveva creato questa base molto dance, ballabile, allegra, quasi estiva, e mi ha proposto di scriverci un testo e di cantare questo brano. Immediatamente ci siamo messi al lavoro, ci siamo scambiati idee, è stato un bellissimo lavoro di squadra, da cui poi è nato il brano Heaven, che ha avuto anche un discreto successo sia su Spotify sia su YouTube, anche tramite un lyric video molto suggestivo con immagini naturali di paesaggi mozzafiato. Quindi Eden è appunto una canzone che vuole fare ballare, vuole essere molto positiva, parla d'amore e che abbiamo deciso di rendere fruibile attraverso queste immagini molto naturalistiche, molto suggestive. Ok, grazie Marco. Allora, io direi di ascoltarci proprio questa canzone. Un attimo che ve la metto subito, eh. È a voi, Even, di Marco Conte. A voi, buon ascolto. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may lose all your senses. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may never regret it. I don't care about the consequences, and I don't dare to break you. Oh, when it's dark and it's all over down my heart, and I want you to let open a fight. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may lose all your senses. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may never regret it. Thank God I got everything cause I got you. Thank God I got everything I needed. Thank God I got everything cause I got you. Thank God I got everything I needed. Everybody talks about it, speaks about it, but the truth is, you don't wanna feel it burning too hard, cause if it gets you, you're so damn fucked, no way you can escape it. I don't care about the consequences, and I don't care to play Cupid. I don't care. Oh, when it's dark and it's all over down my heart, and I want you to let open a fight. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may lose all your senses. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may never regret it. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may lose all your senses. Hey, now, remember when you're falling in love? Right now, you may never regret it. Thank God I got everything cause I got you. Thank God I got everything I needed. Thank God I got everything cause I got you. Thank God I got everything I needed. I never look back, I never look back. I wish I never look back, I never look back. I wish I never look back, I never look back. Thank God I got everything cause I got you. Thank God I got everything I needed. Thank God I got everything cause I got you. Thank God I got everything I needed.
E questa era Heaven di Marco Conte. Che cosa ci puoi dire dei messaggi che hai voluto lasciare con questa canzone in lingua? Questa canzone ha un messaggio di grande positività, di allegria. Infatti, proprio nel ritornello dice: grazie a Dio perché ho te. Al di là del fatto di essere religiosi o meno, non è questo il punto, ma è grazie alla vita per le persone che ci vogliono bene, che sono vicine a noi. È una canzone per ballare, per sorridere, per pensare alle cose belle della vita, in particolare le persone belle, piacevoli, gentili che sono accanto a noi ogni giorno e ci sostengono. È un bel significato, un bel messaggio, complimenti, perché non è da tutti i giorni scrivere una canzone con un messaggio così forte, diciamo. E, beh, parlando sempre delle tue composizioni, ultimo in ordine di pubblicazione, Dicembre. Svelaci qualche curiosità su questo brano, nato appunto in dicembre. Sì, esatto. Allora, c'è una curiosità che posso raccontare adesso a giochi fatti, ed è stata che questo brano è stato un po' una scommessa, una corsa contro il tempo, nel senso che eravamo forse a una settimana, 10 giorni da Natale, e un carissimo amico, Daniele Feliciotti, che saluto e che è un autore di canzoni, in particolare di testi, mi aveva fatto leggere un suo testo, diciamo una poesia, alcuni versi, che era dedicato al mese di dicembre e mi ha proposto di farne una canzone, solo che ci dicevamo, beh sì, una bella canzone ci starebbe, però è una canzone che parla di dicembre, o la facciamo uscire adesso a dicembre per Natale, oppure dobbiamo aspettare un anno, no? Allora abbiamo guardato il calendario e i giorni per concludere il pezzo erano veramente pochi, dovevamo finire di scrivere il testo, dovevamo creare la melodia, l'arrangiamento, andare in studio a registrarlo, pubblicarlo. E abbiamo detto, ci proviamo o non ci proviamo? Abbiamo detto, ci proviamo, siamo stati sulle notti a finire il testo, le melodie, siamo andati in studio la sera a registrarlo. E dopo pochi giorni, arrivata la vigilia di Natale, abbiamo pubblicato il brano di dicembre. Quindi è stata una storia simpatica la nascita di questa canzone, che è stata appunto una corsa contro il tempo e una scommessa. Però volevamo dire qualcosa anche noi per Natale, in questo Natale un po' particolare, volevamo fare il nostro piccolo regalino, quindi una canzone natalizia. Io direi che se la nostra regia è pronta di andare ad ascoltare appunto Dicembre del cantautore Marco Conte. A voi buon ascolto. Pensavo per davvero che quell'amore in cui credevo fosse sincero e quella strada fosse giusta, che dopo quella porta la sorte fosse amica. Non pensavo, ma ora ci credo, che tutto è passato e io l'ho solo assaporato. Tutto come nebbia, troppa la distanza tra una zona e l'altra, quando il vento cambia. Belle le domeniche coi tuoi, chissà se domani placherai, chissà se domani piacerai. Ho voglia di credere che tutto quello che ho passato, assaporato come cenere, è come nebbia che d'un tratto cambia il vento fino a perdere. Non ho voglia di vincere se non ti posso vivere, perché non c'è un traguardo, tu sei Venere, io È in demone. un attimo dicembre, in questa notte ti dicono sorridi sempre, in cui mi pesa un anno intero. Tra le luci di Natale, un carion, la vita che ci fa ballare. In questa notte un po' speciale, in cui mi perdo per davvero. Tra le luci di Natale, c'è tempo per provare. Buttiamoci in qualche casino, direi che anche ora che facciamo a botte questa paura, la monotonia è come una cintura da buttare via, Siamo troppo simili, scambiamoci paure, non ci nascondiamo però andiamo in confusione, alibi per non sentirci fragili persone, facile nascondere e fingere di stare bene. Tutto come nebbia, troppa la distanza tra una zona e l'altra, quando il vento cambia. Belle le domeniche coi tuoi, chissà se domani placherai, chissà se domani piacerai. Ho voglia di credere che tutto quello che ho passato, assaporato come cenere, è come nebbia che d'un tratto cambia il vento fino a perdere. Non ho voglia di vincere se non ti posso vivere, perché non c'è un traguardo, tu sei Venere, io È in un demone. attimo dicembre, in
questa notte ti dicono sorridi sempre, in cui mi pesa un anno intero. Tra le luci di Natale, un carion, la vita che ci fa ballare. Questa notte un po' speciale, in cui mi perdo per davvero. Tra le luci di Natale c'è tempo per provare. Dicembre, in questa notte ti dicono sorridi sempre, in cui mi pesa un anno intero. Tra le luci di Natale, un carion, la vita che ci fa ballare. In questa notte un po' speciale, in cui mi perdo per davvero. Tra le luci di Natale c'è tempo per provare. E questa era Dicembre, una bellissima canzone di Marco Conte. Un periodo un po' strano quello di dicembre, eh? Eh sì, un anno un po' strano, direi. Un anno un po' strano, un dai. Un mese strano in un anno strano. Veramente una situazione per cui nessuno di noi era pronto, in cui c'è bisogno di darsi tantissimo da fare, mantenere l'ottimismo, ma soprattutto anche ritrovare un pochettino di valori come la solidarietà, l'aiuto reciproco, perché in queste situazioni siamo tutti più pieno, quindi occorre, diciamo così, fare squadra, rimboccarsi le maniche, ricordarsi che siamo tutti fratelli uomini e che quindi dobbiamo collaborare, privarci magari anche di qualcosa, fare dei sacrifici, un po' di risorse, un po' di soldi, un po' di tempo per condividerlo con gli altri, perché c'è bisogno veramente di essere uniti in momenti del genere. Questo è il mio parere, almeno. Ok, stiamo vivendo un periodo storico tutti quanti sotto diversi punti di vista, come anticipavamo poc'anzi. Il Covid-19 ha paralizzato tutto il mondo e continua a mettere anche notevole paura. Come stai vivendo questa situazione sia come artista sia come persona? Diciamo che sicuramente come persona sto un po' soffrendo, ma come credo tutti, perché non è la nostra vita normale questa, no? Avere certe limitazioni, non poter viaggiare, non poter fare certe esperienze di vita, non poter vedere delle persone fisicamente, ma doverle magari vedere al telefono, mi fa soffrire, mi rende triste, no? Per esempio mi capitava oggi pomeriggio, avevo una sessione di composizione con degli amici e ero un po' triste. Da un lato ero contento che la tecnologia ci permette di poterci vedere, sentire, ma ero anche triste perché non potevo essere lì fisicamente con loro. Quindi come persona questa cosa mi spaventa, c'è malinconia, c'è tristezza per quello che vedo, per quello che sento, per questa situazione. Allo stesso tempo come artista invece no, come artista sono stimolato a cercare di rendere positiva questa situazione, sfruttarla al meglio. Sono spinto a creare tanto, continuare a fare musica, prendermi il mio tempo per studiare, perché secondo me c'è bisogno di tanta musica quest'anno, in questi mesi c'è bisogno di creare tante cose nuove, e molti musicisti rimandano, dicono farò le mie canzoni quando potrò fare i live, farò le mie canzoni quando l'etichetta tornerà a mettere i soldi per investire su di te. No, fate le canzoni adesso, continuate a far girare la musica, anche se la musica magari non si possa fare i concerti live, continuiamo a far girare la musica, come questa bellissima diretta, come questa bellissima trasmissione, come quello che fa Alessandro, perché bisogna far andare avanti la musica, a maggior ragione in questo periodo. Quindi come persona in questo periodo, certo, ho molti dispiaceri. Come artista invece sono al lavoro e sento che dobbiamo fare tanto e andare avanti. Quindi cerco di essere ottimista e di sfruttare questo periodo qua per fare musica in modo diverso. Certo, non si possono fare i live, ma delle canzoni si possono fare, delle chiacchierate come questa si possono fare. Quindi cerchiamo di trarre il meglio da questo periodaccio. Sì, una domanda che mi è appena arrivata via SMS, non su Facebook. Come vedi il futuro della musica, Marco? Allora, io sono abbastanza contento di quello che vedo, nel senso vedo una musica molto in trasformazione, in rinnovamento. Poi questa cosa può piacere o non piacere, nel senso che la tecnologia, ci sono delle forme esteticamente, artisticamente un po' strane, strani generi, magari strane formazioni, band, influenze. Però credo che la musica, come ha sempre trovato le sue strade, le troverà sempre, attraverso rivoluzioni, provocazioni, stranezze, rotture dei canoni. Però credo che la musica sempre trova nuovi modi di esprimersi, e vedo tra i ragazzi tanta voglia di fare musica, tante nuove proposte, ripeto, magari alcune più belle, altre meno gradevoli, però
vedo che c'è tanta musica, tanti ragazzi che ancora prendono in mano una chitarra o prendono lezioni di canto o provano a scrivere i loro versi. Secondo me la musica troverà delle strade nuove in futuro e sono curioso di vederle. Dovrà trasformarsi perché Covid sì, Covid no, il prossimo decennio vedrà una situazione diversa, un mondo che cambia velocemente, ma credo che la musica troverà strade interessanti per farsi ascoltare e farci qualcosa di nuovo. Sì, per quanto riguarda ora Marco Conte, che progetti hai per il futuro? Stai già lavorando a qualche nuovo progetto o a qualche sì. nuova canzone? Sì, sono molto felice di poterlo condividere con voi per comunicare che ci sono un po' di singoli che sono in uscita in realtà prossimamente, li annuncerò sui miei social a brevissimo, fra qualche giorno, perché ho intenzione di rilasciare nuove canzoni, sono alcuni miei inediti, ci sono anche un paio di collaborazioni con altri artisti che magari hanno curato l'aspetto della base, piuttosto che sono dei featuring, e quindi fra non molto pubblicherò nuove canzoni e questo mi sta gustando, sono abbastanza soddisfatto, molto soddisfatto. Intanto io ti ringrazio Marco per questa tua partecipazione a testimoniare che ancora una volta la musica unisce anche se siamo lontani. Verissimo e soprattutto grazie a te, verissimo, la musica unisce, la musica è amicizia, è vita e grazie veramente, grazie sincere, continua così. E allora è arrivato il tempo dei saluti, a te l'onore di salutare per prima. Allora io voglio anzitutto salutare tutti quelli che seguiti stasera, quelli che hanno commentato, per me è molto importante, mando veramente un abbraccio virtuale a chi ci ha seguito, a chi magari poi tornerà a vedere la diretta, perché è una forma di amicizia, di condivisione che apprezzo tanto. Grazie Marco e ringraziamo dunque anche Marco Conte, cantante, cantautore e polistrumentista di Varese. Con A Tu Per Tu per questa sera è davvero tutto, tra pochi minuti avremo un altro ospite, intanto ci lasciamo con un con la nostra sigla per poi ritornare in diretta con voi. A dopo, ciao! Ciao! Thank you.